E vuoi che non te lo faccio il video su Open to Meraviglia? Il mio non sarà un video di polemica, sarà un video costruttivo. 4 milioni di budget ADV da suddividere tra Google Ads e Meta. Cioè, non vi devo dire altro, per un advertiser è un sogno. Ma come potevo non buttare giù una strategia così, veloce veloce? Che fa? Non la facciamo? Ma certo che la facciamo. Per prima cosa abbiamo 4 milioni di budget da suddividere. Io ho ipotizzato che andassero su Google Ads e Meta. Ovviamente non abbiamo dei test, quindi 2 milioni per canale in questo momento da testare e ipotizzare. Ovviamente ho messo un arco temporale di 4 mesi e sono circa 500.000 euro al mese. Dopodiché sono andata su Wikipedia e ho cercato quali sono i paesi di provenienza dei turisti che principalmente visitano l'Italia. Questo è il risultato dei dati aggiornati fino a qualche mese. Dopodiché ho settato l'età perché è importante dividere in fasce d'età, quindi abbiamo una fascia d'età giovanile e una fascia d'età un po' più over in modo tale da differenziare i contenuti. Poi abbiamo scelto l'obiettivo, in questo caso io punterei su interazione come obiettivo, quindi engagement e visualizzazione video. Sui tipi di formati ovviamente punterei su video, foto e caroselli, ovviamente anche reels, quando dico video si tratta anche di reels. Sul tipo di contenuto e quindi sulla creazione vera e propria dei contenuti avrei immaginato l'Italia come se fosse un prodotto, quindi top of funnel avrei pensato a dei video discovery, emotional sull'Italia, sulla sua storia, con un pubblico ovviamente broad e in testa un pubblico per interessi, quindi un pubblico freddo. I tipi di contenuti ovviamente non sarebbero stati così dispendiosi se si pensa a tutte le foto di grandi artisti che ci sono in giro in Italia. Foto, video, contenuti già di un certo tipo. Magari qualche reel l'avrei fatto realizzare. Sulla parte middle funnel invece avrei investito sui video educational e curiosity, quindi creare dei contenuti che o siano fatti da creator, quindi del luogo, o dai caroselli, tips e curiosità sulle varie regioni, sul food, sulle spiagge più belle, le 5 spiagge più belle, lo street food, come nasce. E ovviamente questo tipo di campagna l'avrei fatto su un pubblico di retargeting o un pubblico semicaldo, quindi retargeting e LAL, quindi un pubblico simile. Nella parte bot, quindi nella parte bassa del funnel, avrei puntato a foto, contenuti video pratici sui tour e itinerari da scoprire. Per esempio, i buoni motivi per venire in Italia o delle recensioni, cioè estrapolando per esempio delle frasi di illustri personaggi che sono venuti qui e che hanno dato una loro idea sull'Italia. Dopodiché ho voluto giocare con le stime e col pubblico, quindi in base al budget che avevamo inserito, ad esempio sugli Stati Uniti avevamo messo circa 178.000 euro al mese di budget e il risultato era ovviamente su 237 milioni di utenti con una copertura da 1 milione a 3 milioni giornaliere. Sulla Cina avevamo ipotizzato circa 100K al mese e con un pubblico definito di 4 milioni di utenti, una copertura di 668 mila, 1,3 milioni giornalieri. Ovviamente noi sappiamo che in Cina questo tipo di canale non viene super utilizzato, quindi l'obiettivo poteva essere utilizzarlo in retargeting, quindi fare delle campagne solo di retargeting. Giappone con 100.000 euro al mese avremmo raggiunto 52 milioni di utenti, giornalieri dai 800 ai 2,3 milioni, anche qui bei numeri. Australia invece avevamo destinato circa 40K su un pubblico di 20 milioni di utenti, avremmo raggiunto anche qui una bella copertura giornaliera tra gli 800 e i 2,1 milioni, per un totale che va dalle 200 alle 566.000 visualizzazioni true play. Voi che ne pensate? Vi è piaciuta questa strategia? Ovviamente l'ho fatta in 3 minuti e senza supporto di alcun dato, quindi ho dovuto immaginare e ipotizzare tutto, ma sarebbe stata sicuramente nettamente migliore del famoso mettine di denti al posto.